Beh, primo giorno come inizio del tour, partiamo direttamente con il famosissimo parco di Ueno. E questo praticamente il primo tempio che c'è, come si entra nel parco. E posso dirvi che alla fine, anche se con poca esperienza e casualmente, ho scelto di alloggiare in un hotel che praticamente a 1,5 km da qui. Quindi una passeggiata a piedi di 10 minuti, un quarto d'ora. Come potete vedere, qui ci sta. Non so che cazzo di fila di pellegrini dove devono andare. Anche perché ci sono un sacco di cose qui, quindi ho la vaga sensazione che per vederlo bene bisogna venire veramente presto la mattina, e il che sarà una delle esperienze prossime che farò. Infatti questo video è giusto per farvi vedere. Qui sono le 10 di mattina. Vedere che affluenza turistica c'è. Non so per cosa fanno la fila, ad essere sincero, ma è veramente lunga. E niente, praticamente io non la faccio ovviamente perché sono solo di volata adesso qui. Devo tornare sulla station, la Tokyo Station, però ragazzi, qua stiamo su una delle capitali più grandi al mondo. E questo è uno dei, come si dice, una delle attrazioni turistiche, un parco famosissimo, quello dove sto vedendo come prima cosa. Ah, ecco qui come si chiama. No, questo è l'albero dei ciliegi, che comunque adesso li vediamo abbastanza spogli. Questi sono i classici posti dove venire in primavera a fare i picnic sotto questi famosi alberi. E niente, che cosa posso dire? I taci. Cosa posso dire? È il sogno di una vita realizzato venire qua. È veramente un sogno di una vita realizzato. Questi si possono prendere, non lo so. Penso di sì. Stanno qui. Primo souvenir, suppongo. Ecco qua. Diciamo che il pellegrinaggio è abbastanza ampio, la via è abbastanza grande per andare a fare. E non mi interessa, non mi interessa, per il momento non mi interessa. Poi devo vedere i dettagli e sarò qui alle 7 come lo apro il parco, visto che ci sto veramente a 2 passi a piedi. Posso garantirvi che per venire, anche il tragitto è stato veramente un rifarmi gli occhi di prima mattina, praticamente. Mi sono già rifatto gli occhi in pochi minuti, giusto a uscire dall'hotel e venire fino a qui. Quello che ho visto, potrei dirvi che già si è pagato il viaggio per quel poco che ho visto fino adesso. Addirittura vi do una confidenza, anche dicendo al gate, all'imbarco bagagli all'aeroporto, che questo è il mio primo volo fuori dal continente europeo, è la mia prima meta in un altro continente proprio. E mi hanno chiesto, e lei ha scelto proprio Tokyo per fare il suo primo viaggio? Sembrerà pazzo, ma sì, ho scelto Tokyo perché credo che sia veramente una delle migliori mete al mondo. E non credo, sono sicuro, ecco perché l'ho scelta. Ovviamente tutto questo viaggio in solitaria, con un'organizzazione su informazioni chieste a un po' di persone che vivono qui, guardando ovviamente i vari tutorial che la rete offre.
Viaggiate, amici.